Non ho particolari titoli per presentare Emanuele Severino, se non in ragione di una coincidenza. Il fatto che sono stato a lungo sindaco di Brescia e Severino è mi onoro, insomma, del fatto che sia nostro concittadino. Severino nasce infatti a Brescia nel 1929 da padre siciliano e da madre appunto bresciana. E quindi io non presumo minimamente di proporre in pillole una sintesi della complessa filosofia di Emanuele Severino, semplicemente qualche richiamo per chi non ha consuetudine con gli studi filosofici. Beh, senza dubbio una biografia intellettuale straordinaria che Emanuele Severino ricostruisce in un testo per molti versi autobiografico, non è una egostoria, non è neppure una ricostruzione degli indirizzi di fondo della sua filosofia, piuttosto è una lettura filosofica della sua biografia in un testo, Il mio ricordo degli eterni, dedicato alla moglie, alla signora Esterina. È una biografia intellettuale che ha un incipit veramente suggestivo, perché il primo saggio viene scritto nell'estate del 1948, quando Severino lascia il liceo e si appresta ad essere studente del Collegio Borromeo a Pavia. La coscienza, pensieri per un'antifilosofia. E lì traspare la sua passione che lo segue per tutta la vita, appunto per la musica. E poi, straordinaria, la tesi del 1950, Heidegger e la metafisica, discussa a Pavia, dove Severino incontra l'attualismo gentiliano e poi frequenta Paci e Bontadini. Mi sono occupato a lungo di storia, mi suggestiona molto l'idea che discute la tesi di laurea Plinio Fraccaro, che è allora il rettore, grande romanista dell'università, lo invita a pranzo, un ragazzo di 21 anni, con Bontadini e Paci. Per chi frequenta la vita universitaria credo sia una suggestione particolarmente intrigante. E da lì comincia appunto la carriera accademica, perché diventa libero docente subito, prima a Pavia, poi in Cattolica come incaricato, poi la cattedra a Genova, poi di nuovo in Cattolica, e è noto insomma lo scontro con la Chiesa, a cui dedica un volume che è uscito nel 2001, quindi a Venezia per 20 anni, e attualmente al San Raffaele, appunto, a Milano. Non intendo ripercorrere una bibliografia che annovera decine di volumi. Siccome sono stato studente anch'io in Cattolica la seconda metà degli anni 60 e ho seguito qualche lezione di Severino, a me rimane soprattutto il riferimento alla tetralogia che va dal 58 al 72, quindi la struttura originaria, gli studi di filosofia della prassi, ritornare a Parmenide, e tu insisti continuamente a dire che è un infinito e non un imperativo questo ritornare, e infine l'essenza del nichilismo del 1972. Poi inizia, diciamo così, una fase in cui Severino apre la molteplicità dei suoi interessi alla grande tragedia greca, a Eschilo, al pensiero poetante di Leopardi, e come dire, infittisce le sue frequentazioni straordinarie sulle discussioni con Chereni, l'interpretazione di Zeos dalla radice indoeuropea da, con Levinas, con Gadamer, con Napoleoni, cioè insomma i suoi dirimpettai, gli interlocutori di tutta di una vita e di una riflessione. Per venire ai tempi più recenti posso riferire di un colloquio nel 2011 quando Emanuele Severino mi regala La morte e la terra, e mi dice che la morte e la terra è il completamento, la sintesi, insomma, la conclusione di un intero itinerario filosofico. Per fortuna non ha mantenuto la parola, perché dal 2011 al 2014 escono Capitalismo senza futuro, Intorno al senso del nulla, la potenza dell'errare. Testi sui quali a Brescia abbiamo cercato di proporre un bilancio, perché grazie a Massimo Dinolfi, che forse magari anche qui, ma sono miope, non lo vedo, ti ricordi abbiamo promosso quel convegno in seguito alla pubblicazione del numero monografico de Il Pensiero, che
è tutta, diciamo così, una monografia che fa un po' un bilancio della produzione filosofica di Severino, con saggi di Cacciari, di Vitiello, di Sini e così via. Ecco, questo è un po' il quadro di un itinerario filosofico che credo sia tra i più intriganti e tra i più suggestivi della produzione filosofica, della teoresi appunto contemporanea. Noi abbiamo scelto di proporre ad Emanuele Severino il titolo Tecnica e politica, perché entra dentro, diciamo così, soprattutto il riferimento alla tecnica, al cuore della sua riflessione, ma credo che tutti siamo consapevoli che la democrazia oggi deve affrontare delle sfide particolarmente impervie. Il trionfo, diciamo così, della finanza, il predominio e la supremazia della tecnica, e quindi ci sembrava che proprio partire da questa sfida radicale potesse costituire il segno di riconoscibilità di questo ciclo appunto di incontri che oggi appunto inauguriamo con lui. La parola a Emanuele Severino. Ringrazio il gruppo PD dei senatori, che potrà sembrare astratto, però già qui andrebbe rilevato che la matematica è astratta, però è impossibile un qualsiasi rapporto economico senza la matematica. In qualche modo tenterò di toccare una matematica che sta alle spalle della consapevolezza politica, tenterò di toccare una matematica relativa al rapporto mezzo-fine, e cioè relativa al rapporto tra quel mezzo che oggi è il supermezzo costituito dalla tecnica, rispetto ai fini che si propongono le varie forze oggi in campo, che appunto intendono realizzare i loro scopi servendosi della tecnica. Poi quanto dirò potrà sembrare anche avulso dai problemi immediati del qui ora, e però qui c'è da rilevare che, contrariamente a quanto si pensa che la politica ha da risolvere i problemi certamente dell'immediatezza, e alla politica in quanto Stato è devoluto il compito di risolvere i problemi non immediati. E intendo dire che quei beni che vengono chiamati beni pubblici non possono essere prodotti dalla forma di produzione economica oggi dominante, che è il capitalismo. Perché gli acquirenti dei beni pubblici non esistono ancora. Beni pubblici sono la salubrità dell'ambiente, l'istruzione, il che fare della nostra vita. E a dire questo non è semplicemente il sottoscritto, ma è per esempio uno degli economisti più noti dell'economia neoclassica, mi riferisco a Frank Hahn, il quale dice appunto che poiché gli acquirenti dei beni pubblici sono futuri e l'imprenditore capitalista non è interessato ovviamente a vendere a chi ancora non c'è, ecco che allora è compito dello Stato produrre o appaltare alle intraprese capitalistiche, proporre a queste imprese di produrre quei beni che ancora nessuno può acquistare. Ma questo vuol dire appunto che se lo Stato non mette in campo, non progetta la propria distruzione, è costretto a allungare i termini e quindi ad essere un qualche cosa che si interessa non dei problemi immediati ma dei problemi futuri. Quindi mi sento in qualche modo
scusato se il discorso che andrò proponendo non avrà il carattere della risoluzione dei cosiddetti problemi immediati, anche perché è in una situazione in cui tutti sono lì a riparare la falla della nave, ma non si sa dove la nave debba andare e magari non si sa nemmeno che si tratta della falla di una nave, allora si possono sì riparare le falle, dopodiché la nave resta in balia dei venti che appunto non si sa dove essi possano portare. Questo è un ulteriore motivo per spezzare una lancia a favore dell'astrattezza di certi discorsi che apparentemente possono lasciare disilluso un certo tipo di ascolto. E ancora un'osservazione vorrei fare in questa sorta di captatio benevolentiae, che esiste da più di 2000 anni un tipo di sapere che è stato chiamato filosofia, il quale si pone alle spalle di ogni forma di azione e di pensiero, mettendolo in questione. Se allora, e qui mi rivolgo soprattutto ai politici, il pensiero filosofico mette in questione la scienza e l'atteggiamento religioso, sarebbe ben strano che non mettesse in questione l'atteggiamento politico. Questo è un ulteriore motivo per il quale il discorso ha tutta l'aria di arretrare rispetto all'immediatezza piuttosto che prendere posizione rispetto ad essa. Si dice che oggi viviamo una crisi molto più grave di quanto non possa sembrare. Però quando si va a vedere di che tipo di gravità si tratta, si riscontra che la gravità è molto più profonda della indicata gravità che per lo più è presente nei mass media, nei bestseller. No, c'è qualcosa di estremamente più grave nella crisi, senza di cui non si capisce la crisi della politica. Perché che la politica sia in crisi, questo lo si legge tutti i giorni sui giornali. Ma la comprensione del significato autentico di questa crisi deve mettersi nella condizione per cui c'è un contesto, una frana che stabilisce un contesto ben più profondo di quello che costituisce i contesti per lo più considerati quando si dice la crisi è molto più grave di quanto non possa sembrare. E tanto per fare la speech, dirò che si tratta della crisi dell'intera tradizione occidentale. Ma sì, teniamo presente che le categorie di fondo della tradizione occidentale sono diventate le categorie di fondo del pianeta, anche se l'Europa oggi è ormai debilitata, non è più alla testa del pianeta. Ecco, se teniamo presente che le categorie di fondo dell'Occidente sono diventate le categorie del pianeta, e allora la crisi non riguarda soltanto la tradizione occidentale, ma riguarda il pianeta. E quando si guarda la Cina, che cos'è il comunismo cinese se non un'importazione del marxismo occidentale? Se si guarda quella sorta di democrazia che è quella presente in India, che cos'è la democrazia se non un'importazione del concetto occidentale di democrazia?
va in crisi la tradizione, ma anche qui siamo ancora alla superficie del discorso, perché si tratta di capire che cosa voglia dire crisi della tradizione. E allora incomincerò con un elenco, con una esemplificazione. Beh, che le masse occidentali si siano staccando sempre di più dai valori religiosi del passato, credo che lo sappiamo tutti. Forse sappiamo un po' di meno che questo distacco è analogo al distacco che si verifica, che si è verificato in sede politica con l'abbandono di ogni forma di totalitarismo statale. Ci sono state di mezzo due guerre mondiali che hanno abolito le monarchie mitteleuropee, prima, e nella seconda guerra mondiale il totalitarismo nazista e il totalitarismo sovietico. Ma questa abolizione, che ha come corrispettivo l'abolizione o l'abbandono o il progressivo distacco delle masse dei valori religiosi della tradizione, e perché ci sentiamo autorizzati a porre questa analogia tra crisi della tradizione religiosa e crisi del totalitarismo? E poi prolungherò l'esemplificazione con qualche altro esempio. Ma perché crisi della tradizione religiosa vuol dire il non creder più che esista una realtà eterna, immutabile, diversa dal mondo, che da gran tempo viene chiamata Dio, e che ha i suoi messaggeri, i suoi angeli nel mondo, che sono costituiti dagli ordinamenti mondani, eterni, immutabili. Faccio un esempio: il diritto naturale. Oggi la critica che viene rivolta al diritto naturale è una critica che si rivolge a qualcosa di analogo al vecchio Dio, al vecchio Stato totalitario, perché anche il diritto naturale intende stabilire nel mondo un ordinamento immutabile, analogamente a come è immutabile il Dio che guida l'intera vicenda mondana. Un altro angelo del vecchio Dio. E il passaggio dalla democrazia tradizionale, e adesso dirò che cosa intendo per democrazia tradizionale, alla democrazia oggi praticata, che è democrazia di carattere procedurale. Qual è il vecchio concetto di democrazia? E prima accennavo a questa strana vicenda dell'avvento del pensiero filosofico. Credo che ci sia una carenza dovuta anche a un eccessivo strapotere della cultura angloamericana. Ci sia una dimenticanza eccessiva di ciò che la filosofia ha inteso essere sin dal principio. Cioè, dire no all'intera tradizione mitico-religiosa, no. Ed è la volontà di evocare un tipo di sapere che non possa essere in alcun modo smentito. I greci lo chiamano episteme, è una parola straordinaria questa, perché indica epi sopra, steme è una sostantivizzazione del verbo istamai, che vuol dire lo star sopra, la stabilità di ciò che sta sopra, e ciò che sta sopra è l'apertura di un sapere innegabile. Ebbene, i fatti politici sono esistiti anche prima dei greci, ma la politica
che ora sto per definire non è esistita prima dei greci, perché la politica che ora sto per definire e che prima chiamavo tradizionale è la volontà di adeguare lo Stato al sapere immutabile, alla verità, svelata dal sapere par excellence. La filosofia svela la verità. La democrazia, come è stata tematizzata sin dal tempo di Platone, di Aristotele, e intende, ripeto, guidare lo Stato, adeguare le procedure statali alla verità svelata dal pensiero filosofico. Questo quadro prende significato se si pensa invece a che cos'è la democrazia procedurale, cioè quella in cui noi oggi viviamo. Democrazia in cui si intende prescindere dai valori di verità. E se una volta la legge era la verità, ora con la democrazia procedurale la legge diventa la volontà della maggioranza degli elettori. Questa è la democrazia procedurale. Anche qui, dunque, la prassi politica non è un qualche cosa di stabile, ma abbandona la stabilità, così come la stabilità è abbandonata dalla crisi dello Stato totalitario, così come la stabilità è abbandonata dalla crisi dei valori religiosi. Ma prolungo ancora un poco l'esemplificazione. La grande avventura della scienza moderna. Scienza moderna cancella il concetto di sapere stabile, perché riscontra che un sapere stabile è una gabbia che si vuole applicare a un'esperienza continuamente cangiante, la quale smentisce la struttura della gabbia. Quindi la gabbia concettuale è costretta, la gabbia concettuale con cui la scienza, proponiamo al tempo di Galileo, intendeva interpretare la realtà, questa gabbia concettuale è continuamente smentita dall'innovazione dei fatti. Non c'è bisogno che alluda alla nascita delle geometrie non euclidee. Quindi le geometrie euclidee stanno allo stato totalitario, così come lo stato totalitario sta ai valori della tradizione, così come questi valori stanno a ciò che abbiamo chiamato democrazia in senso tradizionale. Mi lascino fare ancora un esempio. La grande esperienza artistica tra fine dell'Ottocento e Novecento. Cosa vuol dire arte astratta se non abbandono di un modello di verità, un modello di bellezza che l'artista deve rappresentare? Quindi il modello della bellezza sta anche qui allo stato totalitario, eccetera, come sta ai valori religiosi, e potremmo continuare a lungo. Questa è una semplice fenomenologia. Ci stiamo, cioè, mantenendo, sia pure dicendo, mostrando qualche connessione che per lo più non è avvertita, però rispetto a quanto spero di riuscire a comunicare, è ancora alla superficie. Proseguendo in questa ispezione delle vicende di fondo della storia dell'Occidente, vorrei segnalare ancora questo passaggio dalla politica all'economia, e qui entriamo nella zona centrale del mio intervento.
il passaggio dall'economia, dalla politica all'economia e dall'economia alla tecnica. Cosa vuol dire passaggio dalla politica all'economia? Vuol dire che fino all'età medievale la produzione economica ha come scopo o il bene del Signore, la vita buona, la vita vera del Signore, o il bene comune, questa è una definizione aristotelico-cristiana, cioè lo scopo dell'economia è qualcosa di diverso dai rapporti economici. L'economia ha come scopo, per esempio, il bene del Signore. A questo punto la citazione d'obbligo, la citazione di Hegel è d'obbligo, è la dialettica servo-padrone, una dialettica direi formidabile, in cui si mostra che il servo, che è servo perché è stato vinto dall'avversario, che in seguito a questa vittoria è diventato padrone, da prima c'è una lotta all'ultimo sangue tra i due, poi uno vince, diventa il signore, l'altro perde, diventa il servo, e il servo ha come scopo il benessere del signore. Bene. Ma per produrre questo benessere il servo deve darsi da fare e deve escogitare non soltanto, come avviene da prima, la produzione di cibo e di vesti, ma anche la produzione degli strumenti che producono cibi e vesti. Quindi prima lo scopo è la produzione dei beni d'uso, poi lo scopo diventa la produzione delle macchine che producono beni d'uso. Il che vuol dire che il Signore è nella posizione di chi consuma, il servo è nella posizione di chi acquisisce sempre più sapere, e sempre più una forma profonda di sapere, per andare incontro ai bisogni del Signore. Ma è inevitabile che in un processo in cui il servo acquista sapere e quindi potenza, a un certo momento il servo divenga lui, il Signore, più o meno è quello che accade con la rivoluzione francese, e il Signore divenga lui spodestato e in qualche modo subordinato al servo. Il che vuol dire che se da prima lo scopo dell'economia è la dimensione politica culminante, come dicevo, nel benessere del Signore, e poi si rovescia la situazione e lo scopo diventa la produzione economica che ha reso possibile il benessere del Signore, ma che ora diventa essa lo scopo. E qui ci troviamo di fronte a uno dei punti chiave di quanto vorrei permettermi di dire loro. Il rapporto mezzo-scopo. Avevo accennato a questo rapporto all'inizio, quando avevo detto... Sì, un discorso astratto quello che faremo, ma astratto com'è la matematica rispetto ai rapporti economici, soltanto che noi parleremo di una sorta di matematica del rapporto tra mezzo e scopo. E incominciamo con questa osservazione, che un'azione, qualsiasi essa sia, l'andare a mangiare o mandare un satellite su Marte, scrivere una lettera o vincere la Seconda Guerra Mondiale. Un'azione è quello che essa è solo in quanto ha lo scopo che essa ha. Se si varia lo scopo, cambia l'azione. Quando parlo di queste cose amo dire
amo proporre esempi di questo genere. Solo apparentemente un medico che guarisce per far soldi compie le stesse azioni di un medico che ha lo scopo di guarire e che quindi guadagna qualcosa, il dovuto. Solo apparentemente le due azioni sono identiche. Mi ricordo che Silo Slavini mi diceva che sono identiche, però l'orientamento di un'azione penetra l'azione, dà significato all'azione, anche se un osservatore superficiale può dire, facciamo un altro esempio, che due che fanno l'amore perché si amano, solo apparentemente fanno le stesse cose che fanno due, uno dei quali è una prostituta e l'altro è un cliente. Lo scopo è diverso. Apparentemente si può pensare che siano azioni identiche, ma lo scopo altera il significato, il senso e la visibilità stessa dell'azione per chi sappia guardare. Ebbene, vorrei portare avanti questo concetto che ci troviamo, che la crisi di cui parlavo prima si comprende solo se si comprende la crisi del capitalismo, che la crisi del capitalismo si comprende solo se si capisce che un insieme di forze intende assegnare al capitalismo uno scopo diverso da quello che gli è proprio. E questo avviene in una situazione in cui la politica crede di gestire il mondo capitalistico. Una parentesi, quando parlo di tecnica, sono grato che mi sia stato proposto questo argomento. La tecnica di cui parlo non ha nulla a che vedere con i governi tecnici, sia di marca italiana sia di marca europea. Perché non ha nulla a che vedere? Ma perché i governi tecnici, non dico solo quelli che abbiamo sperimentato in Italia, ma anche quelli che in qualche modo hanno vita più lunga in sede europea, anche se il termine mi pare che sia diventato abbastanza obsoleto anche in sede europea, però resta il fatto che un governo tecnico è un governo che si muove all'interno dell'accettazione del tipo di produzione capitalistico. Ora, è interessante come ormai si dia fuori discussione la naturalità della produzione capitalistica. Addirittura Skinner, un sociologo americano, diceva che i critici del capitalismo erano dei malati mentali. E oggi la situazione è un po' diversa perché di mezzo ci sono state persone come Keynes e Schumpeter. Ora, è vero che Keynes a volte in certi ambienti gode di cattiva stampa, però Keynes ha proposto il concetto di capitalismo come esperimento, non come legge naturale eterna, ma come esperimento, che può riuscire, può non riuscire, può fallire. E Schumpeter, che era un grande amico del capitalismo, ha scritto delle pagine memorabili per mostrare come no, la critica marxista al capitalismo non regge. E qui era anche aiutato da
quell'autore troppo dimenticato che è Piero Sraffa, l'economista probabilmente maggiore del XX secolo. E Schumpeter da parte sua diceva: no, il marxismo non riesce a aver partita vinta sul capitalismo, però il capitalismo sta perdendo quota, è destinato a tramontare perché l'inventiva dell'imprenditore sta diventando routine e la routine elimina l'efficacia della concorrenza perché in quanto routine è praticabile anche dai concorrenti e per questo motivo il capitalismo, non per motivi di tipo filosofico, marxista, è destinato a morire, ma per questa meccanizzazione dell'attività imprenditoriale. Allora stavo dicendo, oggi non dobbiamo confondere la tecnica con i governi tecnici, perché i cosiddetti governi tecnici fanno sì che la tecnica sia il mezzo per realizzare la produzione di tipo capitalistico. Ma se ci ricordiamo quanto dicevamo prima, che lo scopo determina l'azione, allora l'azione dei governi tecnici è determinata dalla promozione dell'economia di mercato. Quindi la tecnica e la scientificità della tecnica diventa un mezzo che ha come scopo, questo mi pare che si debba riconoscere, la non scientificità della prassi capitalistica. Non scientificità perché può essere un grande imprenditore uno che non è fortunato, che è regolarmente sfortunato, penso di no. Ora, alla bontà dell'iniziativa imprenditoriale appartiene la fortuna e dunque il rischio. Se non si rischia, non si è buoni imprenditori. Ecco allora che la scientificità della tecnica è in funzione di quella non scientificità della prassi capitalistica, che è non scientificità proprio perché è necessariamente legata al rischio. Il rischio è una scommessa. Secondo passaggio, dall'economia alla tecnica. Abbiamo detto che l'economia mette ai margini la politica, abbiamo parlato del rapporto servo-padrone. E ora stiamo entrando nel cuore del tema riferendoci alla variazione che oggi sta avvenendo relativamente allo scopo che il capitalismo si prefigge. Qual è lo scopo del capitalismo? Mi è stato detto 100 volte, guarda che il capitalismo ha 100 forme, ma insomma lo si sa che il capitalismo anglo-americano non è quello tedesco, non è quello giapponese, sappiamo, però abbiamo anche un'unica parola per indicare queste diverse forme, per raccoglierle entro un comune denominatore. E il comune denominatore è lo scopo del capitalismo consistente nella volontà di incrementare all'infinito il profitto privato.
Sappiamo anche che esiste il marginalismo per il quale lo scopo del ciclo economico è il consumo. Però penso che tutti siamo d'accordo che l'imprenditore non ha come scopo di dar da mangiare agli affamati e di vestire gli ignudi. È chiaro che il produttore deve vendere prodotti che siano idonei a vestire e a sfamare. Ma lo scopo non è quello di vestire e di sfamare, è che vestendo e sfamando si vendono beni che consentono l'incremento del profitto. Questo è lo scopo del capitalismo, che si trova in mezzo a una molteplicità di altri scopi. Per esempio la democrazia. Parlo della democrazia sia tradizionale che sopravvive ancora in molti ambienti politici. Non voglio offendere nessuno dicendo che spesso l'uomo politico parla e deve per forza parlare dando all'elettorato l'impressione di non dubitare di quello che dice. Se desse l'impressione di dubitare, l'elettorato volterebbe le spalle. Quindi deve assumere questo tipo di politico la veste che è propria della politica epistemico tradizionale di cui parlavo prima. Ecco, la democrazia procedurale ha anch'essa lo scopo di tamponare la situazione in cui lo scopo della società sia l'incremento del profitto privato. Quindi non crediamo che i rapporti tra democrazia e capitalismo siano irenici, sono essenzialmente conflittuali, ma non crediamo nemmeno che siano irenici i rapporti tra democrazia, cristianesimo, capitalismo. Perché quando la Chiesa Cattolica dice al capitalismo devi avere come scopo il bene comune, è come se passasse davanti un coccodrillo e noi non ce ne accorgessimo. Che la Chiesa Cattolica sta dicendo al capitalismo tu devi avere uno scopo diverso da quello che ti è proprio. Il tuo scopo sappiamo, è l'incremento del profitto, ma io, Chiesa Cattolica, ti dico no, tu devi avere come scopo il bene comune. Cioè dico al capitalismo, tu devi cambiare, ma non poco, devi cambiare totalmente, devi diventare non capitalismo, perché dicevamo prima, se si cambia lo scopo di un'azione, l'azione cambia. Quindi certamente i toni della Chiesa Cattolica non sono quelli dell'Unione Sovietica, però la sostanza è la stessa, come l'Unione Sovietica voleva che il capitalismo andasse all'altro mondo, e così la Chiesa Cattolica dicendo al capitalismo guarda che tu devi avere come scopo il bene comune, dice né più né meno la stessa cosa, devi andare all'altro mondo. Ma la stessa conflittualità c'è tra Chiesa Cattolica e democrazia. Si leggono le ultime encicliche dove i papi, grandi papi, dicono non c'è libertà senza verità. Ma cos'è questa verità? È proprio quella verità di cui parlavo prima, quando parlavo dell'evocazione filosofica dell'episteme della verità. Cioè, la verità è quell'ordine immutabile che non può essere smentito da nessuno, e che dà senso alla stessa libertà. Non c'è libertà senza verità. Ma la democrazia procedurale, l'abbiamo ricordato anche prima, è proprio la democrazia che dice la verità sarà quella che sarà, ma i valori sono quelli stabiliti dalla maggioranza degli elettori. Quindi libertà senza verità.
Quindi c'è uno scontro radicale tra tutte queste forze che ho elencato, le quali però tutte si combattono, certo anche a parole, ma anche servendosi degli strumenti offerti dal super strumento oggi esistente, che è appunto la tecnica guidata dalla scienza moderna. Per fare un esempio limite, noi sappiamo la cura che mette il Vaticano nell'installazione degli strumenti relativi alla diffusione del messaggio cristiano. Sono tra i più perfezionati, perché anche il cristianesimo si serve della tecnica. Ormai è diventato obsoleto non sappia la destra quello che fa la sinistra. Una carità in cui la destra non sa quello che fa la sinistra è il caos nell'organizzazione caritatevole. Bisogna che la destra sappia quello che fa la sinistra, cioè anche l'atteggiamento caritativo del cristianesimo deve servirsi della tecnica. A maggior ragione deve servirsi della tecnica lo Stato, la democrazia, l'Islam, il capitalismo, anzi il capitalismo è la forma di utilizzazione della tecnica oggi dominante su tutte le altre. E mi avvio al nucleo centrale, terminale della mia conversazione. In una situazione conflittuale, questa può essere la proposizione principe di quanto mi sono permesso di dire loro. In una situazione conflittuale, dove dunque il conflitto è tra le varie forze che oggi si servono della tecnica per prevalere le une sulle altre. In una situazione conflittuale, dico, è nell'interesse di ognuna rafforzare il più possibile lo strumento di cui si serve per prevalere sulle altre. E non può che prevalere servendosi del mezzo tecnico. Perché oggi non esiste altra forma di potenza, cioè di capacità di trasformazione del mondo, superiore a quella esercitata o che la tecnica è in grado di esercitare. In una situazione conflittuale, allora ogni forza è interessata a rafforzare sempre di più lo strumento tecnico di cui si serve. Ma questo vuol dire che, ed è quanto è accaduto nell'Unione Sovietica, che la forza che si serve dello strumento non deve intralciare il buon funzionamento dello strumento. Se lo intralciasse, intralcerebbe il raggiungimento dello scopo che tale forza intende perseguire, realizzare. Quindi la tendenza oggi in atto è che va costituendosi come scopo non semplicemente lo scopo in cui il capitalismo persegue il profitto, ma lo scopo in cui il capitalismo aggiunge al suo vecchio scopo, aggiunge la necessità di rafforzare lo strumento con cui si può realizzare il profitto. E mi permetto di rivolgere a loro una domanda, perché mi pare che ci sia poi un po' di discussione. Ecco, chiedo, secondo loro, un sistema che ha come scopo l'incremento della potenza è più o meno
potente di un sistema che ha come scopo, oltre all'incremento della potenza, anche qualche altra cosa. Perché dico incremento della potenza? Perché se qui ci fosse qualche tecnico, credo che dopo qualche incomprensione iniziale ci si metterebbe d'accordo che lo scopo della tecnica come tecnica qual è? Non quello di realizzare uno strumento piuttosto che un altro, ma quello di incrementare la capacità di realizzare strumenti. Lo scopo della tecnica è l'incremento della capacità di realizzare strumenti. Va producendosi questa occupazione dello scopo del capitalismo da parte della tecnica. Ma la politica vuole gestire l'insieme dei rapporti economici. Se allora la situazione è una frana dei rapporti di produzione capitalistici, una frana dovuta al fatto che il capitalismo stenta a mantenere il proprio scopo, e se la politica vuole gestire i rapporti di produzione, e allora dobbiamo dire che la politica vuole gestire questa frana. E cioè non si può capire la crisi della politica se non iscrivendola nella crisi del capitalismo. Il quale capitalismo sarebbe molto sbagliato a confonderlo con la tecnica. Anche se oggi si tende a considerare le due cose come inseparabili, assolutamente di sfuggita. Il capitalismo ha interesse a perpetuare la scarsità media dei prodotti, cioè deve vendere prodotti che né siano totalmente assenti né che siano totalmente disponibili. Non li vende se sono assolutamente inattingibili, totalmente assenti, non li vende se sono a portata di tutti, come finora, non sappiamo per quanto, l'aria è a disposizione di tutti e non c'è nessun capitalista che voglia vendere l'aria. Quindi il capitalista è interessato alla perpetuazione della scarsità mediana dei beni venduti. Ma la tecnica, se ha come scopo l'incremento della capacità di realizzare scopi, come dicevo prima, ha come scopo l'eliminazione della scarsità. Cioè il capitalismo è un padrone che, come il vecchio padrone hegeliano, è un padrone che si serve di un servo il quale conduce alla distruzione del padrone. Ci serve di una tecnica che ha l'intento di eliminare quella scarsità che invece il capitalismo ha tutta l'intenzione di mantenere come scarsità mediana. Non vorrei che quanto ho detto suonasse come un'apologia della tecnica. Oggi c'è una geremia di lamentele, un insieme di lamentele contro la tecnica, sono lamentele contro il cattivo uso della tecnica, perché la tecnica si dice che sia disumana, ma che cos'è umano? E tutti noi penso che siamo d'accordo nel ritenere umano un centro di forza capace di organizzare mezzi in vista della produzione di scopi. Ma questa definizione dell'umano è la definizione stessa della tecnica. La tecnica potrà essere soffocante rispetto all'uomo cristiano, all'uomo democratico,
all'uomo islamico, all'uomo capitalista, ma come comune denominatore di queste varie forme dell'essere uomo c'è l'uomo definito come ho definito prima, l'uomo come centro cosciente di forze capaci di organizzare mezzi in vista della produzione di scopi. Da questo punto di vista, allora, la tecnica è destinata ad essere il nostro futuro prossimo e un po' più che prossimo. Se qualcuno conosce quanto il sottoscritto va dicendo, sa che la tecnica non ha l'ultima parola, ma ha l'ultima parola rispetto a tutte le forze che oggi intendono semplicemente servirsene per realizzare i loro scopi. Accade cioè con la tecnica quello che accade in sede religiosa quando l'uomo religioso dice a Dio: salvami. E poi si rende conto che se Dio deve fare la volontà dell'uomo, il quale vuole essere salvato, se Dio è uno strumento nelle mani dell'uomo, allora il Salvatore è ben debole. Gli dico, se l'uomo dice a Dio salvami, gli impone questo, e la preghiera è un, anche etimologicamente è un carpire, pregare, carpire. Se l'uomo dice a Dio salvami, è inevitabile che a un certo momento si renda conto che se Dio è semplicemente uno strumento nelle mani dell'uomo, lo strumento è debole. E quindi è inevitabile che si addivenga a quella forma più nobile, più alta, ma anche più fruttuosa di religiosità in cui l'uomo dice a Dio: sia fatta la tua volontà. Ma oggi il nuovo Dio è la tecnica. Alla tecnica dapprima anche qui l'uomo dice salvami, ma anche qui l'uomo si rende conto che se la tecnica è soltanto uno strumento che ha come scopo la salvezza di chi ha bisogno di essere salvato, allora è inevitabile che lo strumento, come dicevo prima, che lo strumento si consumi. E quindi è inevitabile che anche qui l'uomo dica alla tecnica: sia fatta la tua volontà. E cioè che lo scopo non sia la nostra salvezza, ma la potenza della tecnica. Questo non vuol dire che gli uomini devono andare in campo di concentramento, così come non vuol dire che la politica deve finire. Vuol dire che dal ruolo di scopi, la politica e le grandi forze dell'Occidente del passato arretrano alla posizione di subordinati, di mezzi. Non si farà, la tecnica non servirà più a far soldi, ma saranno i soldi che serviranno a aumentare la potenza, come in qualche modo era capitato col duumvirato USA-URSS, che è una delle maggiori anticipazioni di quello che intendo per potenza della tecnica. Certamente noi oggi ci troviamo nel periodo più difficile, in cui la conflittualità tra i popoli è al massimo e si produce una sorta di selezione naturale che sarà dovuta da capo alla potenza dei mezzi tecnici di cui disporranno i confliggenti. Lo dicevo qualche tempo fa sul Corriere, dicevo, anche l'Islam, se vuole prevalere, deve passare dallo stato artigianale allo stato industriale, ma nell'atto in cui passa allo stato industriale e si serve della tecnica, ciò che sarà a vincere, quello che vincerà, non sarà più l'Islam. L'Islam sarà diventato un mezzo, così come il capitalismo che si servisse della tecnica per prevalere, se prevarrà, non sarà più il capitalismo a vincere, ma sarà la tecnica.
Poi c'è anche qui era Keynes che parlava, lo diceva nelle prospettive per i nostri nipoti, in una conferenza fatta a Madrid nel 30, nel 1930. Dice, i bisogni primari, la tecnica li potrà risolvere nel giro di 100 anni. Beh, ne occorrono di più, però anche Keynes pensava in grande, cioè pensava sul lungo periodo. La tecnica sarà in grado di risolvere questi problemi. Dopo il problema maggiore, lui non va oltre, che fare della nostra vita? Andiamo un momento oltre e concludo. Si arriverà a quello che già in qualche modo Keynes chiamava il paradiso della tecnica. L'uomo, dopo questo periodo terribile che stiamo vivendo, l'uomo realizzerà il tenore di vita probabilmente migliore che mai egli abbia potuto conseguire. E però gli mancherà che cosa? L'unica cosa che gli mancherà. Sarà felice, ma che cosa necessariamente gli mancherà? Ma la verità della sua felicità, quella verità che noi abitatori dell'Occidente ci siamo lasciati indietro con quell'abbandono della verità epistemica a cui facevo riferimento prima, la quale è tramontata, è inevitabilmente tramontata e qui non abbiamo tempo per mostrare l'inevitabilità del tramonto. E quindi il paradiso della tecnica sarà un luogo in cui la felicità a un certo momento si renderà conto di essere l'estrema infelicità, perché mancherà la sicurezza del possesso della felicità. Noi lo sappiamo che quando siamo felici la cosa che temiamo di più è di perdere la felicità che possediamo. E allora il paradiso della tecnica, vagheggiato da Keynes, diventerà l'inferno, perché mancherà la verità, ma allora sarà anche quell'inferno l'alba di un processo in cui i popoli capiranno, non noi che siamo un'elite, ma i popoli capiranno la necessità di ripensare in senso nuovo, assolutamente nuovo, il significato di ciò che abbiamo chiamato verità. Quello sarà il tempo in cui si farà innanzi una diversa epoca dell'Occidente e quindi anche si farà innanzi ciò che possiamo chiamare tramonto della tecnica.